Adesso passiamo a un altro brano. Questo brano invece è incentrato su uno strumming basato sui sedicesimi ed è in re maggiore. Gli accordi grosso modo sono re maggiore, sol maggiore e una volta aggiunge anche il la maggiore sempre. E, in questo caso abbiamo l'utilizzo anche del capotasto, perché praticamente tra le posizioni che dovevo utilizzare, volute dall'arrangiatore, con questo anche là al canto, praticamente ho deciso di utilizzare il capotasto al secondo, in modo da poter avere un suono molto molto fluido e continuo tra gli accordi, mantenendo praticamente lo stesso voicing. Alla fine cambia soltanto una nota, e quando vado alla maggiore utilizzerò la posizione di sol, diciamo considerata le corde a vuoto, però su la ovviamente, e quindi viene fuori questo, anche perché c'è un movimento anche della settima maggiore sul re a un certo punto, quindi questo è grosso modo il movimento ritmico che svolgerò all'interno di questo brano. Adesso ve lo faccio sentire direttamente sulla base. Ah, un'ultima cosa che volevo dire, a proposito del capotasto, molto importante, che molti fanno l'errore di accordare la chitarra prima e poi mettere il capotasto, ma in realtà la chitarra va accordata dopo, perché ovviamente la pressione del capotasto, che esercita il capotasto sulle corde, potrebbe portare delle corde a crescere come intonazione. Quindi è importante mettere prima il capotasto nel punto che serve, ovviamente, e poi accordare, in modo da essere sicuri che l'intonazione dal nuovo zero, diciamo, dal nuovo tasto zero, che è il capotasto in questo caso, ovviamente risulti, la chitarra risulti accordata, ok? Faccio ascoltare il brano con la base. Quindi, come avete potuto notare, ci sono degli accenti, cioè il grosso della figurazione ritmica è basato sui sedicesimi, ma ci sono gli accenti, come abbiamo visto anche dagli esercizi sullo strumming, quindi praticamente la figurazione è tutta basata su... Ma in realtà è... Quindi si deve sentire. Però all'interno deve continuare il flusso. Però con questi accenti nello specifico che si devono sentire sugli accordi. Quindi è importante riuscire ad avere due dinamiche col plettro. Una e l'altra. Che continua praticamente per tutto il brano, tutta questa parte di acustica. Ok, buon lavoro.